giorni. Ti vediamo, c'era anche Maradona. Vabbè, sì, altissimo Maradona, livello. Vero. Siamo nel vivo della gara e dietro le quinte si stanno preparando Alessandra Canale, eccola, la vedete, insieme con Simone Di Pasquale. Sì. Li hai seguiti sì. Questa performance? No, ecco. Lui mi ha incoraggiato molto, sai, Diego mi ha incoraggiato molto prima. Sì, bellissimo, bellissimo, avete fatto un ballo strepitoso. Ah, ma non vale, e che avete da fare adesso? Stiamo ballando, Milly, stiamo ballando. Anche stai ballando? Stiamo tu ballando. Ho voglia di ballare con te, ballando con le stelle di te. Favolosa. Senti, c'era una volta una bimba che voleva diventare poliziotta. Eh sì, e poi sono diventata annunciatrice. Comunque è bella questo jingle musicale che mi ha introdotto, perché io sono una ragazza di provincia. Ah, questo è proprio in prima elementare, proprio in provincia di Latina. E sai, Serena, sembra vicino per effetto della conurbazione Roma-Latina, ma vai ad affermarti a livello nazionale e ogni sassolino dell'asfalto che dalla è quell'orgoglio della provincia, esatto, che poi ma io ti porta sono qui. Molto provinciale e sono molto fiera di questo. È giusto. E quindi esserlo. Le mie radici sono proprio ci tengo molto, sono molto legata. E come sei diventata annunciatrice? Hai fatto anche Miss Italia, sì. No? Sì, tante cose. Poi, sai, io mi sono lasciata trascinare, Serena, nella vita. Ti capitano delle cose e uno va. Poi possono esserci delle cose poco piacevoli, cose. Però cioè, non hai mai scelto? No, hanno sempre scelto gli altri, questo è il problema. Sì, purtroppo sì. E quindi, però, se devo fare un bilancio dalla ragazza di quella foto lì, dalla bambina in provincia di Latina, mi è andata bene. Senti, insomma. Ci vediamo insieme il tuo ultimo annuncio, che è stato qualcosa di clamoroso. No, vabbè, dai. Ce lo ricordiamo tutti. Tu non l'avevi preventivato? No, assolutamente. È stata una roba... Ma neanche quello che mi è successo. Adesso, ce lo ricordiamo tutti, ma insomma ce lo rivediamo. Guarda un po'. Signore e signori, buonasera. Questo è il mio ultimo annuncio, forse. Non per mia volontà, ma per una decisione degli attuali vertici aziendali, peraltro da me non condivisa. Ma vi lascio al film thriller Un volto dal passato, con Alexandra Paul, Valasta Vrana e Anthony Michael Hall. E vi avverto che, per l'argomento trattato e la drammaticità di alcune immagini, se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto. Arrivederci da Alessandra Canale e vi voglio bene tutti. La tragedia! Sì. È riuscita a dirlo. Ma io non sarei mai riuscita. Una bella frecciatina però. La toccata pianissimo. Che poi in realtà vi voglio bene tutti. Tra l'altro è stato il libro che ho fatto subito dopo, ho raccolto tutte le lettere e ho fatto un bel libro, perché anch'io ormai tutti scrivono libri, quindi, allora tanti anni fa scrissi un libro con tutte le lettere che ho ricevuto da tutti i telespettatori, un volumone, e veramente. Quindi non avevi, hai pensato, dico adesso vado lì e dico che questa cosa non mi sta bene. No, assolutamente, è stata una cosa dettata. D'impulso. E io non, sì, e credimi, fino a qualche tempo fa, diciamo, lo rifaccio. Adesso con la mia maturità non lo rifarei. Vedi? Non lo perché rifarei. Poi hai continuato a lavorare, non so, Marco, sì, io lavoro in questa azienda. È la nostra mamma. Ma perché la mamma. Ma perché ti dispiaceva così tanto lasciare gli annunci? Perché comunque è un ruolo romantico. No? Amore. Sì, è un luogo romantico. Poi io sono stata miracolata.
lavorare con veramente con coloro perché che hanno fatto la storia della televisione italiana, la Orsomando, la Vaudetti, la Elli, è cioè, come se la tua identità passasse da quegli annunci, fosse polverizzata. Non e, come ti sei, e come ti sei invece ricompattata dopo? Tanta preghiera, tanto studio, tanto è stato un lavoro molto faticoso su me stessa e soprattutto il segreto è l'umiltà e la modestia e non dimenticare mai dalla provincia, cioè le radici sono importanti perché quelle ti accompagneranno per tutta la vita. Perché Alessandra Canale esiste al di là, prima, dopo, io lo dico sempre, uno c'è ora, poi dopo il mondo scorre sempre, tutto si cambia, sì. Quindi va bene così. Maria Giovanna Elmi ti manda un messaggio. Ma lei sta a Miami? Sorpresa! Ciao Alessandra! Ma che bello vederti così! Ah, ma questa è una bellissima soluzione! Tutti vi domanderete che cosa sto dicendo, ma quando mi incontro con Alessandra, in genere siamo con tutte le colleghe o anche da sole per un caffè, ma non riusciamo mai a guardarci negli occhi, perché l'avete vista Alessandra, no? Molto bella, ma alta 2 metri, l'avete vista Elmi, tanto carina, ma piccola, piccola, piccola. Quando ci incontriamo è una specie di gag. Io mi alzo sulla punta dei piedi e dico, ciao Alessandra, per abbracciarla. Alessandra si china per abbracciarmi. Cosa succede? Che ci diamo delle capocciate incredibili, un male. E poi cominciamo a ridere perché non si può non ridere, no? Bisogna assolutamente. Allora, questa che mi avete dato è un'opportunità. È un'occasione di guardarci negli occhi così. Alessandra, dobbiamo fare questo, fare i collegamenti quando ci parliamo. Scherzo, naturalmente. E comunque da questo collegamento che ho il piacere di salutare tutti, ma proprio tutti, da Serena Bortone a tutta l'equipe di Oggi è un altro giorno, dalla Florida, con tutto l'affetto. Brava, ma che carina, grazie, salutaci Miami, beata te. Partendo per il Messico, sapevo, quindi lei poi in giro per il mondo. È vero che quello era un mondo fatato di eleganza. Molto, sì. Senti, ha un però figlio anche, che... sì, mi dico. Però anche... Anche adesso ho le mie colleghe, cioè quella, sono una struttura che si chiama Rai Pubblica Utilità e c'è questa complicità, non so, si fa, certo, un favore, è molto bello. Quindi... Senti, tuo figlio si chiama Amadeo, praticamente sì, l'hai cresciuto da sola. Non sono né la prima né l'ultima, Serena. No, certo. Sono tante le donne che hanno cresciuto i figli da sola, anzi le voglio abbracciare simbolicamente tutte perché so i sacrifici che si fanno. Il papà peraltro ora non c'è più, ha avuto anche problemi con la giustizia abbastanza poderosi. No? E ancora non sono finiti, anche da defunto purtroppo. Sì, e quindi... come l'hai gestito con tuo figlio? Devo dire che lui è più maturo di me, io invece sono più passionale, soffro. Lui è molto, non ti preoccupare, si risolve tutto. Bravo. Certo, comunque, molto. Comunque sono cose devastanti che comunque ha comportato solo dolore profondo a 360 gradi. Senti, sei innamorata però sempre di Antonio Caliendo, sì, giusto? Sì, è simpatico, lui è sempre fuori, ma è troppo simpatico, perché è troppo simpatico, perché vede tutte le cose, che è procuratore di calciatori, Baggio, addirittura Maradona. Sì, è un grande. E non vivete insieme però ancora adesso? Perché lui sta a Nizza, sta in giro. Esatto, sì. Va bene anche l'amore a distanza? Sì, meglio. Un desiderio ce l'hai, Alessandra, adesso? Desiderio, guarda, il mio desiderio è stare bene, sai, Serena. Perché quando uno sta bene è ricco e non lo sa. Brava Alessandra, torna a trovarci quando vuoi con la tua simpatia e la tua luce.